Un grande Taranto, generoso e combattivo, c'entra il suo quinto successo stagionale, meritato e importante, allo Iacovone, contro una viterbese mai doma e ben messa in campo. Gara spigolosa, al termine si conteranno ben 9 cartellini gialli. Le due squadre giocano a specchio, stesso sistema di gioco 3-5-2. Taranto, orfano del portiere Vannucchi, squalificato. Il giovane Loliva, però, non lo farà rimpiangere. La cronaca inizia subito, dopo soli 7 minuti, paurosa, mischia in area rosso-blu. Andreis centra la parte bassa della traversa, poi un salvataggio sulla linea di Manetta. Al 15° però i padroni di casa passano in vantaggio, calcio piazzato battuto dalla Briola, incornata di Antonini, secondo sigillo stagionale per il difensore centrale rosso-blu che ha disputato una gran partita. Guida di destro dai 25 metri, vola Fumagalli. 41esimo, grande parata di Loliva su calcio di punizione battuto da Volpicelli. Nella ripresa, dopo 22 minuti, la viterbese trova il pari, assist di Rodio per Andreis, destro al volo all'interno dell'area di rigore, pallone sotto l'incrocio, nulla da fare per l'Oliva. 28esimo, la Monica, da poco entrato in campo, sotto porta, si coordina male, pallone alto. 3 minuti più tardi il Taranto torna in vantaggio, Mastro Monaco lavora un gran pallone sulla destra, lo scodella in aria per Diaby che al volo di piattone segna un gol che mancava da 13 mesi. Taranto 2, Viterbese 1. 38esimo, super l'Oliva, questa volta su una conclusione in diagonale di Rodio, si supera il giovane portiere del 2000 del Taranto. Le emozioni finiscono al 49esimo con un colpo di testa di Polidori da 2 passi sul secondo palo, pallone che termina sul fondo. Il Taranto batte la Viterbese 2-1 nel finale dopo il triplice fischio del signor Virgilio di Trapani, scintille in campo per una gara che è stata nervosa dall'inizio alla fine.